Bene, quindi stavo dicendo riguardo al bagno, ad un bagno estemporaneo invernale, no? Che è tantrico, no? È mettersi in quell'esperienza, sentire. E la cosa meravigliosa è che dopo esserti bagnato nell'acqua, nonostante la temperatura esterna, dopo esserti asciugato, divampa un calore che sembra impossibile, arriva immediatamente l'opposto. Beh, oggi di gran moda poi questa cosa Sì, dei bagni nel ah, è ghiaccio, vero. docce fredde al mattino, eccetera, eccetera, sono di gran moda. È E vero. effettivamente hanno Affascino. una grande efficacia anche dal punto di vista della riattivazione del sistema Vascolare. immunitario, vascolare, quindi insomma, sono un toccasana, ci sono anche alternative, insomma, magari un giorno me le raccontiamo un po' più tantriche, Sì, beh, soprattutto. immagino comunque, prima di iniziare a trattare l'argomento, immagino che sia molto il condizionamento che abbiamo rispetto a fare un bagno d'inverno. È chiaro, sono d'accordo che la situazione ci deve rendere disponibili a fare quella cosa, no? A un certo punto sentiamo che scatta un qualcosa che ci attira irrevocabilmente verso l'acqua e verso questa esperienza. È chiaro che se sei in una situazione di freddo, incappucciata, con un vento, col vento del nord che ti strappa la pelle, fare un bagno, Anche questo potrebbe essere un condizionamento, però. Invece no. magari proprio a maggior ragione più tira vento e fa freddo fuori, chiaramente l'acqua non può scendere sotto una determinata temperatura, come tutti sanno, perché diventa solida, Sì. quindi insomma, potrebbe essere interessante Sì, potrebbe anche essere interessante. Stavo immaginando la chiusura, no, di quando hai quello. freddo, Certo. la chiusura del corpo, questa tensione Che è totale. psicologica e ci porta proprio a bomba sul tema della serata, quindi e noi siamo immersi in questo liquor di condizionamenti, tanto che vediamo le cose, continuiamo a vederle sempre nello stesso modo, costruiamo ogni giorno la nostra realtà. Quindi è difficile uscire dai condizionamenti, perché i condizionamenti noi li appiccichiamo come tante etichette ad ogni oggetto della nostra quotidianità, della nostra vita. Quindi, che cosa sono i condizionamenti? Qual è, come facciamo a riconoscerli? I condizionamenti sono ovunque, sono soprattutto le proiezioni psicologiche con le quali noi dipingiamo il mondo, le nostre relazioni, dipingiamo, le nostre ideologie, dipingiamo ogni singola cosa nella nostra vita. E quindi uscirne non è una cosa facile, assolutamente, anche perché spesso si fanno dei percorsi, come dire, si aderisce a nuove religioni piuttosto che insegnamenti, guru, eccetera, eccetera, ma non si fa altro che passare in questo modo da un condizionamento all'altro, perché chiaramente ogni ideologia, ogni pensiero, ogni forma anche di spiritualità, se vogliamo, soprattutto se sono un poco così in superficie, hanno, come dire, delle indicazioni, dei dogmi, ok? Che non sono altro che condizionamenti, che sono fra i più insidiosi, peraltro. Quindi noi non facciamo altro che magari pensando di salvarci, di passare dalla padella alla brace. Quindi poi non siamo più cattolici, diventiamo buddisti, oppure islamici, oppure, che ne so, animisti, ma non facciamo altro che lasciare una cosa per abbracciarne un'altra. Beh, E quindi ci dà ci dà sicurezza, sicurezza, chiaramente. l'appartenenza a qualcosa, no? A una Chiaro, famiglia, a un chiaro, clan, chiaro. ci dà molta sicurezza, però questa sicurezza a Ha un volte prezzo, come tutte ha un le prezzo cose. perché poi questa sicurezza non fa altro che creare una separazione, no? Una Chiaro. separazione. Da chi fa parte della conventicola e chi non ne fa parte, per Esatto, io esempio. faccio parte di questa roba, io sono freudiana, faccio un Ma esempio. adesso fai dire.
No, Forse con questo dolce vita qua, sì, effettivamente non è sei un un po', dolce vita, è un cioè, collo sei un alto. po' della Freudiana. È un collo alto, ti vorrei dire, però va molto di moda Quindi oggi. Va molto di sei più moda. Kakashi, così, effettivamente. Esatto. E quindi questo, diciamo, questa sicurezza produce una separazione, no? Tra noi e gli altri. Cioè, sì, vabbè, io faccio parte, io appartengo ai freudiani, no? Ma non me ne parlare neanche di che so che, di chi fa psicologia transpersonale. Ma che roba è? Ma questa parola qua Oddio, no? veramente Oi, non si può oi, sentire. ma che. E quindi crea molta separazione. E la separazione cosa crea? Insicurezza. Allora, come facciamo? Conflitto e ottunde anche la nostra consapevolezza, perché tutto ciò che fa parte di quella parrocchia che sta fuori dal nostro recinto, chiaramente ci deve respingere se vogliamo far parte della nostra, no? E quindi è come se ci inspessissimo, la nostra consapevolezza si inspessisse, diventiamo semplicemente più stupidi, in parole povere, e non ci lasciamo affascinare da suggestioni, immagini, idee che invece potrebbero essere molto belle, molto ricche, e semplicemente perché hanno quell'etichetta che a noi non appartiene e che designa quelli dell'altra squadra, allora noi non possiamo abbracciarla. Questo veramente è un comportamento poco intelligente che non fa altro che cementare ancora di più la nostra misera condizione di persone che sono, dire, sole, che sono completamente asservite a questa modalità di stare al mondo, di sofferenza, di solitudine, di pena, di dolore, ok? E allora come si fa a uscire da questi condizionamenti? Tanto diamo per assodato che siamo tutti condizionati, ci sono una vasta storia di condizionamenti che partono appena nati, quando siamo proprio dei bei pupettoli, arrivano la mamma e il papà e cominciano a darti tutta una serie di indicazioni, questo si fa, questo non si fa, questo si dice Allora, così, questo si dice cos'ha, e cominciano, buah, attraverso l'educazione a plasmare. Poi dopo la mamma e il papà ci sono le maestre, poi ci sono gli insegnanti, poi c'è il prete, poi c'è il i sindaco, il professori. professore, tutti ci dicono cosa si deve fare e cosa non si deve fare. E questo forma la nostra lente attraverso la quale guardiamo il mondo, che non è altro che i nostri condizionamenti. Come facciamo a liberarci di questi condizionamenti? Dobbiamo imparare ad osservarli, a conoscerli, no? Si dice conosci il tuo nemico, no? Dicevi tu l'altra volta, conosci il tuo Conosci e nemico ama il tuo e nemico. ama il tuo nemico. È importante in primis conoscerlo, però, perché se non lo conosci non puoi neanche amarlo, ovviamente. Cosa fai? Ami così a spada tratta il nulla, no? Devi imparare a studiarti in maniera molto molto precisa, e ci sono veramente tante tradizioni autentiche che ti insegnano a fare questo, l'osservazione di sé, l'autoindagine, osservarsi, e con benevolenza, ovviamente. Non c'è bisogno di essere critici nei confronti di se stessi, perché anche quella critica sarà sempre asservita ai condizionamenti. Quindi osserviamoci, semplicemente. Se c'è qualcosa da criticare, allora c'è un qualcuno dentro di noi che giudica, che si sente autorevole in questo e che ha una, cioè si crea una vera e propria gerarchia anche dentro di noi, Certo, no? certo. E questo crea altra separazione. Quindi l'osservazione, sicuramente l'osservazione e l'osservazione di se stessi, che non è una roba a parte, no? Cioè, io continuamente uso questi condizionamenti anche per, come diceva Malcolm, per recentarmi, no? Per chiudermi, per far sì che quella ferita antica del passato, sul quale terapeuti, psicanalisti, Hanno analisti, speso fiumi di inchiostro e di d'inchiostro parole. e pazienti che hanno speso fiumi di soldi, Ma ma che è sta roba dell'analisi? è che sta roba è andare sempre a sfrugnare, che non è italiano, ma mi piace perché è onomatopeico, Rende. sfrugnare. Sì, andare sempre lì a rovistare in queste valigie del passato. Sì, c'è un dettaglio, mi Sì, permetto, ti congela lì qualcosa che aspetta. stai dicendo, non la perdere, Oddio, non la l'ho già perdere. persa. Porca miseria. Has gone.
sarà da finire, perché sennò Sì, poi dopo. Mi sei persa davvero? Che miseria, è velocissima. così sono Estemporanea, però. pensieri. Vabbè, magari ti viene in mente mentre ti dico Sì. questa cosa. L'analisi, o meglio, il continuo ricercare le cause delle cose, che cos'è, secondo voi? Ebbene, non è altro che inscrivere un fatto, una realtà, qualcosa che è nella sua immediatezza puro, in una cornice di condizionamenti. Okay? Perché l'analisi non è altro, se la vogliamo analizzare a sua volta, che una somma di tutta la storia della medicina, della psichiatria, con tutti la loro morale, la loro etica, la loro ideologia. Quindi noi col filtro dell'analisi non facciamo altro che dare alle nostre storie un taglio particolare, no? Come se fosse un genere narrativo di un romanzo, no? Gli diamo quel taglio, quella caratteristica lì, e quindi gli diamo sostanza, la portiamo in essere attraverso l'analisi. Quindi bandiamo tutta l'analisi, bandiamo tutto quello che ha a che vedere con il passato, e fermiamoci qua, fermiamoci nel presente, in quello che c'è veramente, non in una storia che colora inevitabilmente del proprio colore, del colore di chi la narra, ok? Il fatto stesso, come nel bel film di Kurosawa, Rashomon. Quindi, in sostanza, il condizionamento a che cosa è ascrivibile? Se i condizionamenti sono la somma, tutta la somma dei condizionamenti, la possiamo racchiudere in una cosa sola, in che cosa la potremmo racchiudere? Se non nella nostra personalità, nel nostro ego, ok? Il nostro ego, la nostra persona, che è quella che sembra che debba liberarsi dai condizionamenti, è proprio il problema, ok? È il condizionamento stesso, perché noi siamo la somma dei condizionamenti. La nostra storia, il modo di raccontarci la nostra storia è frutto dei condizionamenti. Quindi, in sostanza, dobbiamo imparare a toglierci di mezzo. Perché così facendo, togliendo di mezzo questa storia, ci apriamo ad un'infinità di possibilità e non soggiacciamo più a quelle limitazioni che la nostra storia, la nostra etnia, il nostro credo religioso, la nostra ideologia, i nostri desideri più apparentemente intimi, ma anche lì dopo potremmo scavare a fondo e comprendere da dove vengono i desideri. Tutto questo fa parte di quella forma umana che gli sciamani dicono essere appiccicosa e che viene a crearsi fin da quando siamo bambini e va a sovrastare che cosa? La nostra essenza, quello che siamo veramente, la nostra autenticità, quindi come un tappo che viene messo sopra e poi siamo tutti angosciati, pieni Sì, di paure. a difesa di questo dico che ci vuole. Io sono sempre un po', sostengo sempre questa melma appiccicosa, l'ego, come lo vogliamo chiamare, anche i condizionamenti, perché ci hanno portato fino a qui, sani e salvi, più o meno, però angosciati, è lì il problema, sani e salvi ma angosciati. Allora forse dobbiamo riunirci, perché come diceva, sono Condizionamenti bussano alla porta. dei rumori strani, come diceva prima Malcolm, appunto ci dividiamo, quindi dividiamo tra osservato e osservatore, queste due parti, ma siamo la stessa cosa. Quindi devo fare qualcosa per questa ferita che viene dal passato. No, adesso cosa succede? La sento, io sono anche quella ferita, io sono attraversata da qualcosa che però forse non è neanche più quella ferita, fa parte soltanto di un bagaglio. È un po' come si diceva anche ieri nel gruppo, no? Questa sensazione, questa emozione che ci spaventa, un'emozione qualunque, no? Dolorosa spesso, nella quale facciamo fatica a
muoverci, ad entrare, allora ci veniva chiesto, ma allora come faccio solo osservandola a far sì che si sciolga? E beh, perché noi anche proprio in merito alle emozioni facciamo esattamente la stessa cosa. Le calcifichiamo, le imbrigliamo in qualcosa che è un'idea, non è l'emozione stessa, è l'idea che in quel preciso momento storico, in quella precisa località funziona, ok, per tutti. E quindi io rimango prigioniero dell'idea dell'emozione e non l'avevo mai fino in fondo. Ecco perché continuo a bussare alla porta, un po' come stanno facendo qua adesso, no? Sono delle emozioni che bussano continuamente alla porta e noi non li apriamo mai. Cosa stai aspettando? Che emozione? Tante, tantissime. La paura di tutte le mie emozioni. La paura di tutte le emozioni, sì. La paura, diciamo, che è là fuori, sicuro. Beh, la paura è, l'emozione più insidiosa, diciamo, di il tu. Motore, sì, più il motore base. Fammi finire il discorso, mi perdo io, non solo tu. Ti interrompo un po'. Quindi, se noi invece ci lasciamo attraversare da queste emozioni, ok? Senza sovrapporci completamente adesso, no? Ci lasciamo attraversare, il che significa che possiamo renderci canali, ok? Le emozioni ci attraversano con tutto il loro messaggio, il loro portato energetico, il loro portato anche fisico proprio, perché di fisico stiamo parlando, e poi se ne vanno. Ma se noi le blocchiamo, le arginiamo, le incorniciamo sempre in una storia, io non mi posso permettere di provare questa emozione qua perché non si fa, perché non è bello, perché poi non sono simpatico, perché poi non sono apprezzato. E allora tutta la vita avrò questa spada di Damocle sopra la testa che mi impedirà di concedermi questa cosa. E questa roba, attenzione, che si iscrive anche nel corpo. Non è solo un condizionamento psicologico, è un condizionamento che poi deforma i nostri corpi, gli dà delle sembianze, ok? Proprio nella carne arrivano i condizionamenti, tanto sono importanti. Non sono solo i messaggi subliminali delle pubblicità, i condizionamenti, ragazzi, i condizionamenti sono ovunque. E come dicevo prima, uno dei pilastri di comprensione che ci aiuta ad entrare in una modalità diversa in questo magma è il principio della abolizione, chiamiamola così, dell'ego, no? Cioè, quindi del lasciarlo cadere, ok? E così facendo cadranno anche i condizionamenti. E l'altro pilastro su quale si reggono questi condizionamenti è il concetto di futuro. Okay. È proprio perché facciamo tutto in questa tensione verso qualcosa che dovrà avvenire. Quindi cerchiamo di migliorarci, cerchiamo di fare il corso per diventare più in un modo, più nell'altro, e immaginiamo un futuro nel quale le cose andranno meglio, le cose si sistemeranno, avremo più soldi, avremo più affetto, più amore, più figli, quindi più tutto. E questo ci distrae completamente dal presente. Cosa succederebbe ad una mente che fosse radicalmente e univocamente fondata sul presente? Non siete mai chiesti? Non sarebbe possibile alcun condizionamento, perché nel presente non c'è possibilità di condizionamento. Non direzionandomi né verso il futuro né verso il passato, se sto qui ed ora, che sembra una malattia che dicono tutti ormai, no? Un po' come le docce fredde nel ghiaccio, stessa cosa. Però se io mi fondo, mi radico veramente qua, non c'è possibilità di essere condizionato. E sono completamente libero, completamente. E quindi assaporare quello che c'è, momento dopo momento, istante dopo istante, perché già istante, secondo me, è più breve di momento. Che dici? Come parola. Sì. Istante. Ora? Now? Ora? Sì, anche ora. È più breve ancora. Anzi, ora scintilla. Sì, ma volevo... Così? Ancora più breve? Ancora più breve, uno shock. Volevo aggiungere qualcosa, ma lo shock lo shock mi ha portato via. Sì, condizionamenti, come facciamo a riconoscere i condizionamenti principali?
che ci tengono imprigionati. Noi lo sappiamo, questa prigione ci sta stretta e spesso diciamo: ah, vorrei scappare dalla prigione, vorrei evadere, ah, come vorrei evadere, ah, come vorrei essere là, ah, come vorrei essere là. Quando ci dimentichiamo che qui, in questo istante, ora possiamo godere, assaporare, entrare, scivolare dentro a delle meravigliose sensazioni. E se ci stiamo veramente ascoltandoci, ascoltando quello che sentiamo, no? Quello che riusciamo a percepire mentre guardiamo qualcosa, mentre mangiamo, mentre ascoltiamo semplicemente il corpo, tutto il resto sfuma, sfuma. E quando la mente ritorna lì, nel passato, o si spinge nel futuro, e allora noi non facciamo altro che dire alla mente: torna qua, stai con me in questa esperienza. Questo è molto interessante come esercizio da fare costantemente, se abbiamo voglia di vedere e di fare questa esperienza nuova. Succederà qualcosa di nuovo? Di solito queste tecniche, che vengono fatte anche molto più chirurgiche, servono ad alleggerire le persone che hanno molta ansia, angoscia, che vivono stati di panico più volte al giorno. È molto importante questo esserci, ascoltarsi, allontana. Più che allontana, fa appunto evaporare un po' queste valigie, perché a noi appunto ci è piaciuto presentarle come dei bagagli pesanti, pesanti, che non ci servono più a niente, come se partissimo. Cioè, noi di fatto stiamo viaggiando, perché la vita è un viaggio, ok? Noi stiamo viaggiando sempre con queste due valigie appresso, appesantite, e non solo con queste due valigie appresso, passato e futuro, sempre anche con i soliti abiti, parliamone. Se usiamo gli abiti come metafora puzzano del nostro, un po' anche dopo un po'. Puzzano. Se li usiamo come metafora del nostro ego, del nostro io, sacrosanto, ribadisco. Però ogni tanto magari dire: ok, forse è il caso di togliermi il cappotto, forse potrei cambiare anche, non so, la maglia, l'acconciatura, no? Le mutande, te le cambi? Quando ero bambino, insomma, sempre quello. Perché anche quello è un condizionamento. Le mutande, la canottiera, tutto l'anno. Quella di lana, però, la maglia della salute. Sì, comunque, ribadisco che è l'unica, veramente, l'unico antidoto è l'esperienza diretta. Ok? Uscire dalle idee, dalle teorie, dal si fa, non si fa. Stare qui. Semplice. Che le teorie hanno un posto. Anche perché ci sono teorie che dicono tutto il contrario di tutto, per cui è difficile veramente barcamenarsi, no? Ma invece l'esperienza è tua istante dopo istante, e lì trovi le tue risposte. Non ti deve dire nessuno dove devi andare, come devi fare, come devi metterti, come devi vestirti, come devi respirare, come devi muoverti, perché sei tu che riesci a trovare dentro di te queste risposte. Altrimenti sarai sempre in qualche modo succube di un'autorità che è fuori da te e che è sempre dall'alto verso il basso, ok? Quindi, per rompere questa cosa, che è anche separativa, bisogna ritrovare dentro di noi le risposte alle nostre domande. È che nessuno è più abituato a fermarsi, a chiudere gli occhi o semplicemente a prestare attenzione a tutto ciò che fa durante la giornata, ok? Perché non è che ci si medita solo seduti o facendo la posizione dell'arcobaleno. Quella è meditazione, okay. Quella è meditazione, quella di osservarsi e di sentire, di essere in contatto con se stessi in ogni momento. È molto difficile, ma quando ci riusciamo, allora quella è meditazione. E anche nel caos più totale,
anche quando c'è confusione dentro di noi o fuori di noi e fuori di noi, e c'è consapevolezza di questo, allora anche quella è meditazione profonda e anche quello è yoga, soprattutto. Sì, c'è una bella distinzione che si fa in alcune tradizioni tra consapevolezza e presenza. La consapevolezza è semplicemente prendere atto di ciò che c'è, ok? Quindi sono consapevole che c'è una telecamera, che ci sono delle luci, che c'è un microfono, che c'è una persona qua accanto a me. La presenza è invece essere anche in contatto con tutto ciò, ok? Oltre a rendermi conto in maniera quasi distaccata delle cose, ma sentire che effetto mi fanno le cose in quel preciso istante, le persone ovviamente ancora di più. Quindi consapevolezza e presenza insieme fanno la mia esperienza diretta, presente, ok? Vanno sempre riunite queste due mani. Bene? Bene, quindi... Quindi io me ne vado. Se te ne vai... C'ho la vasca l'idromassaggio che mi aspetta. E ci lascio con tutti i nostri condizionamenti. Condizionamenti? Abbiamo detto che per perdere i condizionamenti bisogna perdere l'idea di se stessi e del tempo, così come ci è stato propinato. Allora, perdendo queste cose, i condizionamenti, se ci radichiamo nella consapevolezza e nella presenza, piano piano svaniranno da sé. Allora, considerando che è un condizionamento che fa parte della nostra educazione e cultura, mangiare, bere, fumare dopo le 8 per cena, questa sera non si mangia, leggeri. Il nostro figlio, che è qua presente, ci ha fatto... Mi sono venuti i capelli così, com'è? Capelli così, tipo Goku, e ci ha detto se siamo impazziti. Ma noi parlavamo di noi. Parlavamo di noi, tu mangi. Bene, tu mangi.